quando noi siamo arrivati al porto, appunto, abbiamo collaborato in tutto e per tutto con la polizia italiana, ci siamo resi conto che a poco le cose si stavano allungando e poi appunto siamo passati da sentendoci vittime a sentirci, non sentirci, a vederci additati come colpevoli, no? È la prima volta che vi trovate in difficoltà, avete detto in conferenza stampa, con la nostra Guardia Costiera. Sì, no, tra l'altro è molto sorprendente perché con la Guardia Costiera italiana abbiamo sempre avuto un rapporto di collaborazione eccellente, anzi, molto contento io, specialmente di italiano, anche se vivo all'estero, di lavorare così bene e vedere una Guardia Costiera italiana così dedita al soccorso in mare, e stavolta abbiamo avuto appunto una... Non lo so cosa sta cambiando, non lo so. Non è la prima volta che abbiamo qualche problema o che vediamo come si cerca di metterci i bastoni fra le gomme, fra le ruote, magari al porto, o vedere che non è così facile a livello di altri tipi di autorità, ma con la Guardia Costiera italiana non c'è mai stato nessun problema. Il perché? Non lo so. Spero che sia stato solo un aneddoto e sia stato un errore o che finisca qua, perché veramente non so. Alla fine quello che ci stiamo facendo noi e quello che sta facendo la Guardia Costiera italiana, ricordiamo che è l'unico operativo SAR, Search and Rescue, di soccorso in mare, messo in atto da qualche paese europeo, è l'unico. Perciò se non c'è neanche una perfetta collaborazione, una perfetta armonia in questo, noi tutto coordiniamo con Roma, richiediamo il salvataggio, ci mettono in contatto con Malta e il salvataggio, l'evacuazione medica viene portata a termine da Malta. Questa è una cosa, chiuso. E poi ci partiamo per lo sbarco. Per lo sbarco la richiesta del porto la doveva fare il governo spagnolo. E noi siamo stati in attesa appunto di istruzioni. Una volta che abbiamo detto al governo spagnolo dovete richiedere voi il porto di sbarco a Malta o all'Italia, e noi abbiamo aspettato istruzioni. E il governo ha chiesto sia a Malta che all'Italia? Fondamentalmente sì, so che il governo spagnolo si è messo in contatto con l'Italia, da lì poi credo che si siano messi poi in contatto con Malta. Noi una volta che ci hanno detto come procedere abbiamo proceduto di conseguenza e abbiamo soltanto aspettato istruzioni. Quello che abbiamo portato a termine sono state istruzioni, anche se si sta magari, credo che è partito anche un messaggio di come noi abbiamo forzato l'entrata in Italia. Noi l'importante è lasciare delle persone al porto sicuro, sinceramente. Poco ci importa se vanno a Malta o in Italia, ben sappiamo che Malta sarà non so quanti anni, 10, 15 anni che non accettano migranti, perciò possiamo supporre che a Malta non le mandano, però noi sinceramente a livello di preferenze non abbiamo nessuna preferenza.